Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me, come sempre, dal grande Pacca, Marco Paccagnella. Buonasera a tutti, buonasera Corrado, buonasera Marco, bentornato, bentrovato, assolutamente. Pronti partenza via, come sempre, sempre non ci fermiamo carichi. Mai, anche perché finalmente si riparte. Questo weekend. Cioè, iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Assolutamente sì, questo weekend, proprio dopodomani praticamente, esattamente. Ci sarà il primo rally, quindi siamo tutti in fermento, siamo tutti pronti a ripartire la stagione rallistica. E soprattutto noi questa sera Driver torniamo finalmente a presentare una gara dopo tanto tempo. Esatto. Infatti dopo il Casentino che ci sarà appunto dopodomani, noi questa sera invece presentiamo la 33esima edizione del Rally Lana, che si svolgerà invece l'11 e il 12 di luglio. Il rally è organizzato dalla New Turbomark in collaborazione con la Rally Lana Alive. Avrà un percorso di 360 km di cui 56 cronometrati suddivisi in 7 prove speciali. Le iscrizioni si sono aperte il 12 giugno e si sono proprio chiuse ieri, quindi questa sera probabilmente abbiamo già la ciliegina sulla torta, sappiamo, ci diranno tutto. Esatto, cominceremo già a capire quanti sono, magari ci daranno anche qualche dritta su chi ci sarà, qualche nome. Quindi riusciremo news ad avere tante informazioni. Assolutamente. Cosa importante da dire, la partenza, l'arrivo e le premiazioni si svolgeranno in piazza San Cerruti a Biella, quindi torna finalmente a Biella il rallismo. E altra novità importante, ma ce la spiegheranno meglio i nostri ospiti, e quest'anno ovviamente non possiamo andare a vedere rally ancora, perché ancora come si fa il calcio dopo, a porte chiuse. Dopo ci racconteranno bene. Quindi ci sarà proprio un appello per restare a casa, però si sono studiati una cosa molto interessante, perché una delle novità sarà proprio quella che si potrà seguire il rally in ogni suo dettaglio grazie alla pagina YouTube di Rally Lana TV, e poi appunto ci spiegheranno in che maniera. Per farci raccontare tutto, per farci raccontare come hanno organizzato il rally e soprattutto le difficoltà visto il periodo, abbiamo in studio con noi l'organizzatore. Deus in macchina. Assolutamente sì. Con noi torna a trovarci ed è un piacere il patron della New Turbomark Rally Team, Peppe Zagami. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, sempre un piacere essere qui con Ciao voi. Ciao Peppe, grazie. Ciao a te. Ciao Peppe, bentornato, è grazie. Un piacere rivederti, anche perché quando torni a trovarci vuol dire che parliamo di una gara che sta per arrivare, esatto. Quindi doppiamente felici. Abbiamo fatto il countdown tutti quanti, non vedevamo l'ora, e anche noi non vediamo l'ora di iniziare da capo. No, anche perché noi siamo abituati a vedere voi come Turbomark con gare una dietro l'altra, finisce una, inizia l'altra, così. Beh, adesso vedervi fermi vediamo un po' infatti, in sofferenza. Abbiamo sofferto tanto, sì, però in questo lockdown abbiamo preparato le gare, quindi bene o male diciamo che avete lavorato, sì, comunque, diciamo da casa. Facendo sì, smart working con Google Maps sì, sì. E quindi siamo pronti a cominciare. E la prima edizione del Rally Lana risale a tanti anni fa, 1973. Per tanti anni il Rally Lana è stato comunque una parte importante del rallismo italiano. Assolutamente. C'è stato un piccolo stop di qualche anno e da qualche tempo a questa parte invece il rally è tornato, e in quest'ultimo periodo è nata un'associazione che serve proprio a favorire il ritorno delle gare sulle strade biellesi. È nata una bella squadra che è pronta a ridare il fasto di una volta. L'associazione si chiama Rally Lana Alive, collegato con noi per impegni vari c'è il presidente del Rally Lana Alive, che non ha bisogno di presentazioni perché i nostri telespettatori riconosceranno al volo. Diamo il benvenuto a Corrado Pinzano. Buonasera Corrado. Ciao Corrado. Ciao a tutti, ciao, grazie per averci invitato, averci ospitato, anche se a distanza, ma l'importante è come se ti avessimo qua in studio. Sì, poi diciamo che abbiamo sfangato un po' tutti questi strumenti di video call in questo periodo di lockdown, soprattutto per lavoro. Sono stati dei periodi che almeno 3 o 4 call al giorno venivano fatte, e ancora oggi devo dire la verità che poi alla fine anche a livello lavorativo è molto, molto più veloce e meno stressante la video call. È chiaro che poi il contatto fisico è tutta un'altra cosa, insomma. Beh, però sai, l'importante è vederci e poter scambiare delle informazioni molto importanti, e quindi ti diamo nuovamente il benvenuto. Anzi, magari ti aspettiamo in studio la prossima volta, che insomma riuscirai volentieri a venire a trovarci. Io so che hai Vai. Dicevo appunto che purtroppo per impegni lavorativi poi è confluito tutto con la ripartenza al 100% del nostro lavoro, del mercato auto.
con il discorso del rally, quindi diciamo che siamo qui dalle 6 di mattina che sono in ufficio proprio per cercare di smarcare, di lavorare su più fronti, quindi purtroppo non sono lì con voi, però ecco, sono felice di poter partecipare e spiegarvi un po' come è nato anche forse il discorso del Rally Lana, perché tutto nasce nell'estate del 2017, dopo aver fatto un Lana storico, chiaramente vedendo il contesto, vedendo la passione del pubblico per il rally, tutto quanto, mi è venuta in mente l'idea appunto di riportare il discorso del Rally Lana in chiave moderna anche a Biella, no? Quindi tornare a riportare una manifestazione che ha fatto la storia non solo del panorama nazionale, ma se ricordate anche a livello era campionato europeo. Quindi era campionato europeo, esattamente. Quindi diciamo che l'idea e la volontà di riportare il rally nasce proprio dalla grande passione che io ho per questa disciplina, ovviamente. E poi da cosa nasce cosa, insomma, poi ho contattato il buon Peppe per affiancarmi nella parte tecnica organizzativa, e ritengo che Peppe sia uno dei migliori a livello nazionale nell'organizzazione di una manifestazione sportiva, e quindi alla fine abbiamo deciso di fare questo, di riportare questo rally. Pertanto siamo qui a discutere, a parlare della terza edizione, no? Quindi molto bene, molto bene. Non c'è il 2 senza il 3. E il 4 viene da sé, e poi chissà un domani. Ma sì, dai, noi allora, quando abbiamo deciso con Peppe di intraprendere questa cosa qui, abbiamo detto che non potevamo fare una cosa fugace, no? Deve essere un progetto a medio-lungo termine, bisogna crescere. E quindi abbiamo deciso di fare le cose fatte in una certa maniera, a partire dalla scelta delle prove speciali, quindi ripercorrere alcune prove speciali classiche come la Curino, no? Come quest'anno, e presentare dei nuovi tracciati e calcare una nuova valle, che è la Valle Elvo. Quindi abbiamo proposto la Biella Europa, che si faceva già molto tempo fa come cronoscalata, come gara in salita, abbiamo proposto la, esatto, sì, una famosa gara salita, quindi tra l'altro molto 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 bella, che ripresenteremo sicuramente l'anno prossimo, e anche perché poi questo Covid ci ha scombinato tutti i piani, perché noi già a febbraio avevamo un'idea di percorso, di format diverso rispetto alle due edizioni precedenti, con delle novità incredibili che sicuramente ripresenteremo il prossimo anno, quindi diciamo che il prossimo anno alzeremo ancora di più l'asticella. Quindi abbiamo scelto delle prove speciali inedite che comunque ricalcassero le caratteristiche delle prove speciali biellesi, quindi molto guidate veloci allo stesso tempo, poco sporche, ma molto, molto tecniche e da piloti veri. E quindi direi che dopo i pareri della prima edizione e della seconda edizione dei piloti, di piloti che comunque hanno molta esperienza, questo ci ha fatto davvero dare uno stimolo in più per cercare di fare sempre meglio, no? E quindi questa è la nostra filosofia. Tra l'altro quest'anno mi hanno detto che sarai presente anche tu nelle vesti di pilota, giusto? Ma sì, guarda. Oltre a organizzare, sarei anche, diciamo, in prima persona a calcare le prove che hai ideato assieme a Peppe. Sì, Marco, guarda, io ti dico, la voglia di farlo, questo rally già il primo, il secondo anno era fortissima, no? Poi ovviamente, come in tutte le aziende o le organizzazioni che funzionano, ognuno ha il proprio compito, no? Quindi Rally Lana Live si occupava di promuovere sul territorio, di raccogliere le provviste per poter far fronte alle spese, certo, e per organizzare tutto quello che era il contesto, il corollario della manifesta sportiva vera e propria. Quindi vi ricordo il Rally Village che facciamo in Piazza Duomo, quindi piazza centralissima di Biella, il Rally Party dopo la partenza, quindi tutte cose davvero interessanti, ma che comunque vanno nell'ottica di creare uno show nello show. Quindi un questo evento. Anche per
Esatto, un evento nell'evento, proprio per cercare di ampliare un po' quello che è l'attrattività di una manifestazione del genere, quindi sempre in ottica del pubblico, no? Quindi se torniamo al discorso del pubblico, il pubblico dovrebbe anche ricordarsi quello che abbiamo fatto alle prime edizioni per loro, quindi è vero, siamo i primi noi a essere rammaricati e rattristati di questa situazione, ma noi non possiamo far altro che attenerci a quanto il decreto, il DPCM oggi ci impone di fare. Né più né meno, anzi in più, perché comunque abbiamo, poi lo spiegherà sicuramente Beppe nel dettaglio, abbiamo integrato con una misura aggiuntiva proprio per cercare di andare incontro alle esigenze delle autorità. Quindi per tornare al discorso del pubblico, alcuni, non tutti per fortuna, dovrebbero pensare anche a quello che Rally Lana Live e New Turbomark hanno fatto nelle due edizioni precedenti. Quindi purtroppo la memoria di alcune persone è sempre troppo corta, no? Quindi, sempre così. È sempre così, però voglio dire ci sta, perché questo è anche sinonimo di attaccamento a una manifestazione, a un evento così importante. Beh, sai, secondo me poi la gente ha voglia di vedere macchine, col fatto che siamo stati 3 mesi senza sentire odore di gomme, odore di benzina, sì, la gente scalpita un po', e quindi cercare di convincere di stare a casa diventa ancora più difficile. No, ma poi sai Marco, c'è una questione anche economica dietro, non da sottovalutare. Abbiamo famiglie, intere aziende che non lavorano da 10 mesi, se parliamo di tutto il discorso dei noleggiatori, tutto quello che è il discorso dei gommisti, questo per il discorso del noleggio di auto da rally. Ma se pensiamo anche a tutte le strutture ricettive del territorio, parlando con la struttura più importante che abbiamo qui, che è il Relais Santo Stefano, che ci comunque è sponsor della gara, è un nostro collaboratore dalla prima edizione, lui stesso, il titolare, mi ha detto: ma io ho le camere completamente vuote, no? Certo. Quindi con Rally io le riempirò tutte da mercoledì, quindi sono 4 giorni di camere complete, e questo non possiamo, ma è un dovere, che è un senso civico che dobbiamo avere ognuno di noi, e non possiamo dire no, non lo facciamo perché non c'è il pubblico. No, non è corretto per tutti quelli che ci lavorano dietro, e quindi mi dispiace dirlo, ribadirlo, ma è la scelta che abbiamo fatto io e Peppe, perché ci siamo confrontati più volte, secondo me è la scelta corretta e che deve essere presa da esempio per tutti gli altri organizzatori, perché dobbiamo far ripartire questo sport. Assolutamente. Perché lo sport che riparte, il noleggiatore che noleggia cambierà la macchina, cambiando la macchina i concessionari venderanno le auto, vendendo le auto attiveranno i servizi, quindi è tutto un indotto che, se si blocca un solo anello della catena, si blocca tutto. Quindi questo va ribadito, a mio parere, Marco. Tornando al discorso della mia partecipazione, vi dicevo, come in tutte le organizzazioni e le aziende organizzate in una certa maniera, ognuno ha il proprio lavoro, no? Quindi venendo a mancare la possibilità di fare rally party, rally village e tutto quello che è il corollario della manifestazione, ovviamente mi si è liberato uno slot di tempo. Giusto. Che dedicherò, investirò per correre, no? Anche perché poi partiremo col CURC ad Alba, quindi non c'erano altre gare prima e ho colto l'occasione, insomma, no? Quindi... Bene, bene. Da buon pilota Corrado, velocemente, in pochissimi minuti, ci ha praticamente fatto un'ampia panoramica di quello che succederà l'11 e il 12 di luglio. Il timer dice 0, noi Corrado davvero ti ringraziamo per essere stato con noi a Driver questa sera, so che devi scappare, quindi non ti teniamo collegato. Grazie a tutti voi, grazie mille, e vi saluto e vi aspetto l'11-12. E in bocca al lupo per la gara. In bocca al lupo e a presto. Crepi, buona serata a tutti. Ciao, grazie ciao, ancora. Ciao. Ringraziamo Corrado, noi vi diamo appuntamento fra qualche minuto, fermi sul divano con le cinture di sicurezza allacciate, e torniamo con Peppe per farci raccontare tutto quello che succederà l'11 e il 12 di luglio. Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotechnica la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57, oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosere 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotechnica. Passione e qualità ti aspettano da Autotechnica.
Di nuovo in diretta con Driver TV, abbiamo avuto ospite nella prima parte della puntata Corrado Pinzano, che salutiamo e ringraziamo ancora, ci ha raccontato velocemente quello che sarà appunto il Rally Lana l'11 e il 12 di luglio. Con noi in studio però è rimasto Peppe Zagami. Abbiamo tantissime cose da chiederti, anche perché tu sei un po' la prepista, cioè tutti i punti di vista, sei la seconda gara perché c'è il Casentino questo fine settimana e la prossima settimana iniziate voi. Grande responsabilità. Lui poi è proprio... Sì. Specializzato in tutti questi decreti, sottigliezze, sì. Così, per cui chiediamoli precisamente, visto che noi piloti gli continuiamo a mandare mail, ma Peppe, ma qua, ma là, ma su, e gli facciamo sempre le stesse domande, come dicevo prima. Metto le cuffie alla Teletutto. Io partirei proprio da lì, le problematiche di organizzare una gara in questo periodo con tutte appunto le difficoltà che ci possono essere. Raccontiamo quello, poi cominciamo a parlare della gara. La prima problematica che mi viene in mente è la paura, nel senso che molti amministratori hanno avuto... hanno ancora tuttora paura ovviamente di affrontare una manifestazione sportiva con la pandemia alle spalle e tutte queste problematiche che abbiamo visto anche dal punto di vista sanitario. E quindi io ho dovuto rifare il percorso per quattro volte abbiamo dovuto modificare il percorso perché alcuni sindaci ci dicevano sì, poi dicevano no, avevano paura e poi alla fine abbiamo trovato un giusto compromesso e abbiamo fatto una gara, qua ci è venuto anche in aiuto la federazione perché ha fatto delle norme nuove, ha ridotto il numero di chilometri, un po' per venire incontro a noi organizzatori perché immaginava che avremmo avuto più spese paradossalmente e un po' anche dal punto di vista morale perché il personale medico viene diciamo utilizzato meno. Certo. Un conto avere una domenica 9-10 ambulanze con 10 medici rianimatori impegnati è un conto averne 4. Certo. Quindi sicuramente questo è un punto di vantaggio per tutti. Poi la difficoltà, è chiaro, la difficoltà ultima è questa qui dello sport a porte chiuse, perché voglio chiarire questo punto qua che è importante. È molto importante. Non è né la prefettura né gli organizzatori che decidono di non far venire il pubblico. C'è questo DPCM dell'11 giugno che cita proprio espressamente che lo sport riprende, che deve essere innanzitutto una manifestazione di interesse nazionale, ma riprende a porte chiuse e quindi senza pubblico. Questo cosa vuol dire? Perché purtroppo quando fanno questi DPCM non si va a vedere nello specifico la maggior parte delle discipline. Ovvio. E quindi purtroppo la nostra disciplina è un po' deficitaria sotto questo punto di vista, è come il ciclismo, io voglio vedere il ciclismo come riparte senza pubblico, praticamente impossibile. È impossibile. Quindi poi ovviamente il questore e il prefetto non hanno fatto altro che richiederci è quello che il DPCM riporta. Certo. È come quando c'è stata la polemica del test senza navigatore, non so se vi ricordate. Assolutamente. Lì purtroppo il DPCM dell'epoca diceva sport individuale sì, e quindi sport collettivo anche no. Anche perché, quindi... come dicevi te appunto, il nostro governo centrale non è andato a guardare nello specifico ogni singola attività, e guardando come questo discorso dei test singolari, di dire beh, ma l'automobilismo c'è il pilota e il navigatore, non lo può specificare. E così è anche durante la gara che il pubblico purtroppo... La difficoltà per noi qual è? Che purtroppo quando noi chiediamo al pubblico di non venire e di collaborare è perché ci è stato detto che se si creano degli assembramenti viene sospesa la prova speciale. E questo è un danno non soltanto dell'organizzatore, dei piloti, del pubblico che anche soprattutto non dei piloti lì, perché certo. È di tutte quelle attività che stiamo cercando, come ha detto Corrado poc'anzi, di far ripartire, perché certo. Noi siamo impegnati anche sotto questo punto di vista, noi come statuto dobbiamo promuovere lo sport, promuovere quindi il nostro sport, e quindi quando io chiedo la collaborazione del pubblico a non venire, io sono il primo che gode quando vede centinaia di persone sulle strade, perché è vero che faccio la gara perché ho passione di organizzare. Beh, per i piloti, però è anche bello. È un sinonimo di efficienza della gara anche. Se c'è tanto pubblico, perché vuol dire che piace. Però in questa situazione dobbiamo essere tutti responsabili, tutti gli appassionati di questo amato sport, certo. A stare a casa, visto che
come diceva Corrado, con lo smart working, con i mezzi di telecomunicazione abbiamo migliorato questa nostra capacità, dobbiamo sfruttarli e seguire le gare tramite, diciamo, siti web. Non dimentichiamo che comunque per noi organizzatori creare una TV, come in questo caso, è un costo. Assolutamente. Che non ce l'ha chiesto nessuno di farlo, però noi capiamo che la pillola per il pubblico sarà amara da inghiottire e quindi stiamo cercando di fargli capire che con la tecnologia cerchiamo appunto di fargli vedere la gara, fargli vivere la gara in ogni caso. In ogni caso ci sarà un centro regia all'interno di questa assistenza che adesso ha cambiato nome, si chiama Area Protetta, perché noi dobbiamo seguire un protocollo che ASCI ha stilato in questi mesi, che è un protocollo che veniva sempre aggiornato, migliorato, perché man mano che passavano i giorni veniva allentata, diciamo, un po' la prevenzione appunto alla trasmissione di questo. Anche perché secondo me se seguiamo le indicazioni, magari dopo l'estate si allenta talmente tanto che si ritorna, certo, alla pseudo normalità, direi. Cioè, io spero anche prima, perché noi siamo stati un po' sfortunati, perché questo DPCM scade il 14 luglio. Ecco. Quindi probabilmente, io mi auguro per i miei colleghi che avranno le gare a seguire che il DPCM successivo sia ancora più leggero. E perché una volta che secondo me ammettono il pubblico all'interno degli stadi, io sono convinto che apriranno a tutti gli sport. E non c'entra niente perché lo stadio comunque, perché io poi nei social ne ho letti di tutti i colori, che c'erano col calcio, e quello che è successo a Napoli, a Monza. Purtroppo c'è da essere chiari, lo stadio è a porte chiuse. Ovvio. Quello che succede fuori non è un problema dello stadio, sport, certo, è un problema secondario di ordine pubblico. Quindi non è un problema dello sport, ovviamente hanno seguito attentamente il diretto. Quindi e poi la difficoltà poi anche economica, perché abbiamo dovuto prevedere non solo i commissari di percorso, ma grazie alla Protezione Civile di Biella avremo un sostegno importante da parte della Protezione Civile in termini di uomini e di mezzi, e poi avremo all'interno... Perché questi personaggi della Protezione Civile bloccheranno tutti gli accessi alla prova. No, tutti, la Protezione Civile è più che altro lo utilizziamo proprio per le chiusure strade, quelle principali, mentre negli accessi secondari, mulattiere, strade bianche, eccetera, eccetera, e abbiamo messo degli steward affiancati dei commissari. Vi do un solo dato: una prova speciale da 7 km dentro ci sono 70 uomini dell'organizzazione. Quindi questo purtroppo per garantire e cercare di prevenire l'accesso in prova. Sì, anche perché tutti diranno: beh, ma se io vado nel sentiero, vado a fare funghi quel giorno lì. Anche in sentiero sarà purtroppo, diciamo, per quest'anno, perché dobbiamo fare un piccolo sforzo. Quest'anno è così. Quindi capisco l'amarezza di molti, diciamo, persone del pubblico che nei social ci hanno tartassato in questi giorni, in queste ore. Molti dicevano era meglio non fare la gara, ma noi ricordiamo che, come ha detto Corrado, che noi non facciamo la gara solo esclusivamente per il pubblico. Il pubblico è una bellissima cornice, non pagante. Quindi è secondaria, perché l'attore principale è il pilota e poi l'economia. Esatto. Non dimentichiamo tutto quello che c'è intorno. Esatto, quindi alberghi, ristoranti e via dicendo, per piloti e anche team diciamo che fornisce poi vetture. Chi conosce un po' la storia della New Durmark sa che il pubblico è sempre ben accetto nelle nostre gare, anche perché io... Ma tu non organizzi nessuna gara, no? No, io... ne fai uno ogni tanto così? Ogni tanto, sì. Sì, quindi... però abbiamo fatto dei tavoli tecnici con la prefettura e questura, e quindi con loro abbiamo trovato il giusto equilibrio e le giuste, diciamo, azioni da intraprendere, certo, per cercare di prevenire. Bene. Quindi queste un po' sono tutte le problematiche. Entriamo un po' più nello specifico, facciamo finta che non ci sia il Covid e raccontaci un po' come sarà questa gara. Questa gara sarà molto bella, secondo me, molto bella e difficile, perché come diceva Corrado, la Curino è una prova che noi abbiamo sempre utilizzato negli ultimi anni nella ronde del gomito di lana. E quindi una prova difficile, che parte in discesa,
molto guidata, poi c'è un'inversione molto bella che era spettacolare per il pubblico. E quindi sarà poi, ancora spettacolare perché avrete lì la regia la TV, bravissimo. E la TV, quindi sarà proprio la TV in quell'inversione sarà... e poi appunto si ritorna in salita e poi di nuovo in discesa per dei tornati, cambi di ritmo continui, bellissimo. Le prove del sabato sono due prove dell'anno scorso, della Lilana del 2019, una Rosazza che è stata ribattezzata il Turini di Biella perché è bellissima, proprio molto panoramica, la Tracciolino che è un'altra prova molto insidiosa, molto stretta, guidata però accorciata, l'anno scorso era 13 km, quest'anno è intorno ai 7. E ci sono due passaggi di notte, quindi comunque il coefficiente di difficoltà aumenta. Abbiamo cercato di fare una gara completa, certo, divisa su due giorni, proprio anche per quel discorso che vi dicevo io, di intaccare il meno possibile sulle ambulanze e sui medici. Certo. Quindi è stata ragionata in questa maniera. Anche perché se non dovevate utilizzare più mezzi nello stesso giorno, mentre gli stessi li utilizzate prima da una parte e poi dall'altra. Ne utilizziamo 4 al sabato e 4 la domenica, certo. Quindi diciamo che siamo abbastanza contenti di questo, certo, tipo di gara che abbiamo scelto. Poi tutta l'area protetta, che appunto è un'area che verrà rinchiusa da delle transenne, dove possono entrare solo e esclusivamente gli accreditati. Per accreditati intendo sia giornalisti che addetti ai lavori, quindi meccanici, piloti, commissari e tutto quello che riguarda appunto chi sta dietro la manifestazione. Dentro quest'area protetta c'è l'assistenza, c'è il riordino, dove all'interno del riordino si farà anche l'arrivo e la partenza. Altro è anche il refueling, tutto in questa zona. Quindi anche lì abbiamo dovuto prevedere 250 metri di recinzione, quindi capite che c'è tutto un indotto completamente diverso a quello che si era abituati a fare per organizzare un parco assistenza. Perché è chiaro che un conto farlo in un circuito che ti viene più facile, certo, perché tutto già comunque è già tutto recintato. Qui siamo come sempre all'aperto e poi ci sarà un'area che si chiama triage, dove ci sarà una persona che controllerà la temperatura per l'ingresso e l'uscita, dell'assistenza. Se c'è una persona con 37,5 superiore di temperatura, va messo in un'altra area che si chiama area isolamento. Vedete, comunque è un protocollo abbastanza complesso. Ma comunque fattibile. Certo, voglio ricordare che il centro accrediti sarà aperto dalle 10 del mattino del venerdì della gara, quindi del 10 di luglio a Relle Santo Stefano, quindi tutti i team manager che devono ritirare il braccialetto per poter accedere all'interno del parco assistenza devono anche venire, perché meccanici e personale del team sarà tutto braccialato, devono portare l'autocertificazione, certo, che trovano sul sito e poi verranno braccialati. Stiamo cominciando a dare delle informazioni importantissime. Esatto. Chi ci segue, visto che ormai siamo agli sgoccioli, può mettere in pratica le... Anche perché magari non tutti ancora sanno di queste, quindi grazie per te. Io ti devo fermare, come con Corrado, ti fermo un secondo perché il timer dice zero, fermi sul divano perché nel terzo blocco conosceremo ancora di più questo inizio finalmente di stagione 2020. Fermi sul divano, cinture di sicurezza allacciate, torniamo fra un minuto con Driver TV. Vendita e noleggio di auto nuove, usate, di importazione e a chilometri zero. Autotecnicar la potete trovare a Torre Boldone in via Lombardia 57 oppure presso l'area di servizio IP Ossola Top Car in via Regione Nosere 12 a Domodossola. Garanzia ed assistenza post vendita, servizio pneumatici completo e controlli accurati su ogni vettura consegnata sono solamente alcuni dei servizi Autotecnicar. Passione e qualità ti aspettano da Autotecnicar. Di nuovo in diretta con Driver TV, abbiamo cominciato a capire tutte le indicazioni, novità, le indicazioni post-Covid, esatto, chiamiamole così. Non siamo riusciti a farle dire tutte perché ce ne sono ancora altre, ci stavi dicendo proprio nello spazio pubblicitario che anche il discorso verifiche si è modificato. Sì, se c'è una cosa positiva che si può estrarre da tutta questa... Finalmente, nel senso non ci sono più le code per fare le verifiche che si facevano. Sì, adesso. E che adesso c'è un nuovo sistema informatico, quindi la tecnologia ci viene in soccorso, che il pilota si registra in questa piattaforma
e noi già scarichiamo tutta la documentazione perché è tutta registrata e quindi non esistono più le verifiche sportive. Sono fatte le verifiche sportive, saranno online, come il briefing sarà online, e quindi comunque si va a risparmiare un po' di tempo durante la gara, certo, sia per noi che anche per il pilota che può preparare al meglio lo shakedown, piuttosto che qualche altra cosa, le note, il navigatore che deve sempre le ultime ricorso, correzioni le ultime delle correzioni. Note, deve sistemare. E quindi questa è una cosa ovviamente positiva, sì, che ci, la federazione non fa buttar via un sacco di tempo, perché parliamoci chiaro, prima del Covid fare la fila, anche se erano contingentate orari e tutto, non c'era mai l'orario che veniva rispettato, perché magari ci poteva essere una piccola incompressione sulla lettura dei documenti, non e tutto, quindi si prolungavano i tempi. Mentre così uno arriva già a posto, verifica solo che la patente, certo, sia in corso di validità e non ritirata. No, facciamo, c'è un'autocertificazione che viene consegnata sempre il venerdì nel centro accrediti con le autocertificazioni che il team manager o il referente del team lascerà poi al centro, certo, accrediti. Chissà che mai che qualcosa di positivo resti anche. Questo hanno detto che resterà. Meno male. Questo hanno detto che anche il futuro sarà migliorata la piattaforma, perché è chiaro, poi ma all'inizio è un po' difficoltoso, deve partire, il volano deve partire sempre, però. Così poi ci sono magari persone che non hanno mai toccato un computer, quindi non è, certo, chiaro, non è facile, però secondo me questa è una cosa molto utile. Quindi primi passi verso questa nuova era, mi dicevi addirittura che ci saranno dei francesi che verranno a capire un attimino cosa bisognerà fare e come funzionerà il tutto. Sì, un paio di giorni fa ci ha contattato un responsabile della federazione francese che ci ha chiesto se poteva venire a guardare la prima gara post-Covid del Nord Italia, e noi, certo, ovviamente abbiamo detto di sì. Anche perché solitamente siamo noi che andiamo all'estero a guardare, cercare di capire come fanno gli altri, visto che in Francia fanno dei numeri spropositati di iscritti, sì. Quindi giustamente noi cerchiamo di rubare il mestiere. Ma guarda, la federazione ha lavorato molto bene, ha lavorato bene su tutti i campi, sia dal campo del calendario, che ha rifatto un calendario comunque ottimale, pur, certo, cercando di mettere assieme il campionato di maggiori. In più non dimentichiamo che CRZ ci sono un sacco di soldi in palio, sì, perché infatti ci sono i soldi, i premi della federazione, poi c'è il premio di Michelin, il premio di Pirelli e un altro trofeo che adesso non mi sfugge il nome, Rally Italia Trophy, sì, quello di Guglielmo Giacomello, di Guglielmo, sì, che appunto è i gruppi R che va solo a premiare, i gruppi, sì, R, sì, esatto. E quindi quando c'è una mano esterna per i piloti è comunque una cosa positiva. Insomma, si inizia a intravedere che anche facendo gare non titolate tipo campionati, certo, italiani o così, c'è un montepremi finale per cui uno è incentivato a partecipare a tutte le gare. Un montepremi finale con una gara ridotta, quindi, esatto, meno costi e i montepremi uguali. Infatti. Abbiamo parlato dei numeri, le iscrizioni si sono chiuse proprio ieri, non so se già ci puoi dire qualcosina, so che è arrivata parecchia gente. Da come si è presentato, sì, perché aveva un sorriso a 32 denti. Aveva il sorriso bello stampato in vivo. No, questo è un motivo di orgoglio per noi, perché è chiaro che noi facciamo le gare per avere più iscritti possibili. Certo. E raggiungere i numeri che abbiamo raggiunto non era auspicabile 2 mesi fa. Chiaro. Abbiamo superato abbondantemente i 100. E quindi siamo molto, molto soddisfatti, bene. Abbiamo 16-17 R5, e un VRC, abbiamo, vabbè, sentito Pinzano, Carmellino che ha vinto il primo anno, cioè 2018, sì. Centre che ha vinto il 2019, quindi nomi, poi c'è Riccio, poi blasonati. Sì, nomi, bene, importanti, quindi una bella battaglia. Siamo contenti, Gino col VRC, vabbè. Siamo molto contenti, molto molto, bene, contenti. Bella battaglia, vabbè, insomma. Assolutamente. Quindi pronti a partire finalmente, anche perché lo dicevamo in apertura, prima di cominciare la registrazione, erano 6 le gare quest'anno che dovevate organizzare, 3 sono praticamente state rimandate alla prossima stagione, probabilmente riuscirai a salvare le altre 3. Sì, abbiamo purtroppo dovuto rimandare al prossimo anno il Due Laghi, che è un rally day, il Camunia, perché non c'era più spazio in calendario. E poi per scelta nostra il gomitolo di lana lo rivedremo il prossimo anno, perché vorremmo recuperare il Valle Ossolane e quindi metterlo al 15 di novembre. Ok. E l'altra gara, utilizzando la data, certo, del gomitolo. L'altra gara era il Rubinetto,
che l'anno scorso ha vinto il premio come miglior gara del CRZ di zona 1. E quindi io sono contento che apro e chiudo il CRZ della zona 1, perché la prima gara del CRZ è Lana e l'ultima è Rubinetto. Quindi apri e chiudi, praticamente. Apriamo e chiudiamo, sì. Ogni volta che ci vieni a trovare, ogni volta che ci racconti il tuo lavoro, si percepisce, si capisce la passione. La passione, sì, sì, esatto. Sì, assolutamente sì. Quindi... Noi facciamo questo perché me l'ha insegnato mio padre, insieme a mio fratello Claudio, mia sorella Adriana. Cerchiamo di far vivere a tutti i piloti la festa come la percepiamo noi. Perché io ho sempre detto che il rally deve essere una festa, non deve essere una cosa negativa. Quindi è chiaro, se vedono me negativo non è bello, e quindi abbiamo sempre cercato di... È come in un'azienda, se il datore di lavoro è sempre cupo, incazzato e così, anche i dipendenti non sono sicuramente sereni. Non dico che uno deve essere gogliardico e casinista, però se è sereno e tutto, anche i dipendenti, diciamo, reagiscono in maniera migliore, diversa, sicuramente. Sì, sì, sì. Io poi ho uno staff che è incredibile, io ringrazio sempre i miei direttori di gara, i miei DAP, perché io ho cercato attorno a me a crearmi anche dei nuovi direttori di gara che però erano sempre con noi, quindi il mio ex DAP, cioè il mio DAP è diventato direttore di gara, Mario Mancuso, Alessandro Battaglia, il nostro direttore di gara, che è anche direttore di gara della Mille Miglia, Graziano Basile, con cui mi sento ogni giorno, 2 o 3 volte al giorno. Questi qua sono tutti quelli dello staff sulla sicurezza, che lavoriamo assieme dall'inizio. Anche perché è un lavoro sinergico per arrivare al risultato finale. Con loro noi ci lavoriamo dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a organizzare, e che sono sempre con noi. Quindi, certo, per cui avete proprio un rapporto, un feeling particolare, basta uno sguardo per capirvi. Il segreto è la sinergia, l'amicizia che ci lega, e volerci bene, ovviamente, rispetto. Perché quando c'è amicizia è così, ci deve essere, c'è anche e poi rispetto. Ti posso dire una cosa, io sono tranquillo quando mi affido a loro perché so che loro fanno i miei interessi, parlo ovviamente di interessi dal punto di vista della sicurezza, certo, dove noi lì non si transige su niente, perché comunque noi appunto lunedì, come diceva Corrado, si deve tornare tutti a lavorare, esatto, sereni e rilassati di aver fatto una giornata di sport e di divertimento piacevole, certo, e non con problematiche e rotture di scatole. Bene, è la prima cosa, esatto, la prima regola, assolutamente sì. Diamo magari qualche contatto, se io sono a casa e so che non posso venire, dove posso seguire il rally, per tutte le informazioni dove le posso trovare? Magari allora, c'è il sito che è rally-lana.it, che è dove si trovano tutte le informazioni sia del percorso che i concorrenti, che anche tutte le passate edizioni che abbiamo fatto noi. In più c'è questo canale YouTube che si chiama appunto Rally Lana TV, dove lì inseriremo adesso dei filmati, ma poi ci saranno le dirette, e poi tutti i canali social, da Facebook con appunto la pagina Rally Lana, che è costantemente diciamo aggiornata grazie al nostro capo ufficio stampa Gianni Cogni, e quindi ringraziamo anche Gianni, quindi siamo contenti che anche lui faccia parte adesso del nostro team dell'anno scorso. Certo, e siamo proprio un bel gruppo, ecco. E domanda mia personale, cos'è che ti è mancato di più in questi mesi di stop? Sono passati più di 6, 7, 8 mesi di stop, qual è la cosa che ti è mancata di più? Ma probabilmente sì, l'andare in giro a cercare di vedere le strade, cercare di capire, perché poi le strade di montagna cambiano di anno in anno. Certo. La franetta, il rail caduto, tutte queste cose qui. Sì, che poi sono tutte problematiche che le prefetture ti mettono, non dico il bastone tra le ruote, però te le fanno notare, per cui devi sistemarle per poter utilizzare la strada. Cioè, noi siamo abbastanza fortunati perché la provincia di Biella, anche essendo in difficoltà come tutte le province d'Italia, ci ha sempre dato dei supporti, quindi magari, che ne so, magari il rail caduto lo sistemano e altre cosine piccoline le hanno sempre sistemate. Beh, in ogni caso per il territorio il vostro, diciamo, lavoro è un fattore aggiuntivo, sì, che migliora, diciamo, l'utilizzo della strada, perché poi chi non passa per il rally ma passa per andare in montagna per fare una così si trova la strada a posto, in ordine, posto, e quindi con una sicurezza passiva giusta. Mi fa molto piacere che quest'anno, una cosa che non abbiamo detto, è che ci sarà Suzuki Italia che presenterà una sua auto in maniera ufficiale sulla prova Rosazza. Quindi ha creato l'evento nell'evento,
che farà arrivare 20 giornalisti accreditati di testate giornalistiche su macchine, quattro ruote piuttosto che altre testate del genere. Faranno una conferenza stampa e poi andranno a provare la macchina sulla prima prova speciale del rally. E poi quindi verrà provata la, se lo posso dire, la, che tra l'altro correrà, è la Suzuki Hybrid, la Suzuki Swift Hybrid, verrà, debutterà nel rally, proprio al rally Lana, e poi presenteranno la stradale. Quindi Suzuki Italia ha scelto la nostra gara per fare la presentazione ufficiale di questa vettura. Di questa vettura, e noi siamo molto contenti. Beh, c'è da dire che il direttore, il capo di Suzuki Italia è un forte appassionato di rally. Assolutamente. E quindi sicuramente ci ha promesso che viene. Quindi andrà a cercare sicuramente le gare più belle per poter presentare le sue macchine che possono diventare peccato sportive. Che non c'è Piazza Duomo quest'anno, ma sicuramente ci torneremo, perché il nostro obiettivo è sempre quello di promuovere il nostro sport all'interno dei centri storici. Io l'ho sempre detto e ribadisco, difficilmente nelle mie gare si vede una partenza nelle zone industriali. Io cerco sempre di andare a fare riordini al centro, gli arrivi al centro, perché anche gente che non conosce il nostro sport magari si incuriosisce, si appassiona e si può anche avvicinare e appassionare, sì. No, poi anche per i piloti, sai, fare una partenza in un centro storico o un riordino in un centro storico, a priori che hai a disposizione dei locali dove poter, diciamo, bere qualcosa e rilassarti tra una prova speciale e l'altra. Ma poi è molto più bello, assolutamente. È molto suggestivo vedere queste macchine. Alla gara. L'anno scorso abbiamo fatto l'arrivo a Piazza Duomo a Biella e siccome la piazza era stata liberata da Rally Village, all'ultimo giorno ci avevo un'idea. Abbiamo detto dai, facciamo il riordino in chiusura gara proprio lì in piazza. Certo. Chiamato il sindaco Claudio Corradino, bravissimo, che lui è un grandissimo appassionato di rally. Lui è in prima linea con noi proprio per quando abbiamo fatto una videochiamata nel lockdown. Lui si augurava che proprio il Rally Lana fosse stata la sua prima manifestazione della ripartenza. E quindi Claudio è sempre stato disponibile, ma come tutti gli altri amministratori. Sicuramente la vostra capacità, la vostra bravura è coadiuvata dagli amministratori locali che vogliono promuovere il loro territorio. Assolutamente. Claudio Corradino, il sindaco di Biella, lo ringrazio, insieme all'assessore Moscarola, fatemi dire questo, perché assolutamente. In questo periodo è stato abbastanza difficile organizzare la gara e quindi loro comunque erano un sostegno, sono stati un sostegno importante per noi. Beppe, noi davvero ti ringraziamo. Grazie a voi. So che le cose da dire probabilmente erano ancora di più, ma come al solito anche noi, come i piloti quando sono in macchina, lottiamo contro il tempo. Grazie davvero per essere stato con noi, driver. In bocca al lupo per questa gara, ma anche per il proseguo della stagione. Davvero grazie per essere tornato a trovarci. Ringraziamo anche Corrado Pinzano che assolutamente è stato con noi nella prima parte della trasmissione. Prima di chiudere vi ricordiamo i nostri contatti, quindi la pagina Facebook Driver TV, dove potete rivedere le puntate perché vengono postate, qualora non facciate in tempo a vederle in diretta, e ovviamente il canale YouTube dove poi andiamo a rimettere e ripostare tutte quante le puntate. E al sabato sera, canale 228 su Sky, della piattaforma di Sky, su MS Motor TV, e quindi vi accompagneremo come al solito per tutto il weekend. Esatto. E quindi buon campionato 2020, finalmente lo possiamo dire, perché con questo weekend buon inizio di gare riparte. Dai. Esatto. Grazie ancora da Paco e da Corrado, alla prossima settimana. Buona serata a tutti.